Singapore è un paradiso fiscale a tutti gli effetti o forse c'è stato qualche misunderstanding che si è perso tra le maglie della rete, tra la pressione mediatica e l'ignoranza generalizzata, compresa quella di alcuni consulenti che probabilmente dovrebbero completamente cambiare mestiere? Ebbene, ti do la mia opinione personale nel corso di questo breve video dove facciamo il punto su Singapore oggi nel 2021, se hai la pazienza di aspettarmi 2 secondi. Ciao, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto, metti un like a questo video, iscriviti al canale e aspetta la fine del video per capire se puoi lasciare il like o se preferisci trasformarlo in un dislike. Vediamo se sono in grado di soddisfare la tua curiosità. Quindi ti darò quella che è la mia personale opinione di Singapore, ma partendo comunque da fatti concreti. Quindi partiamo immediatamente. È Singapore un paradiso fiscale? Te lo dico subito, non ti faccio neanche attendere la fine del video. Per me non lo è assolutamente, perché che cos'è un paradiso fiscale? In diritto tributario bisogna prendere in considerazione che un paradiso fiscale è tale sulla base di due requisiti, e cioè se tassa molto meno rispetto ad un altro paese, e quindi, come dire, è sempre una questione relativa, quindi evidentemente Singapore non è un paradiso fiscale se lo paragoniamo a Dubai, può essere un paradiso fiscale se lo paragoniamo a ciascun paese della Scandinavia, dove la personal income tax arriva fino al 55%, no? Evidentemente. Il secondo requisito da prendere in considerazione per capire se una giurisdizione può essere tutto un paradiso fiscale è la trasparenza dei suoi conti, ok? Quindi fondamentalmente se un paese come Singapore aderisce sia al FATCA, che è lo scambio bilaterale con gli Stati Uniti sulle informazioni dei conti correnti e non solo, e al CRS, il Common Reporting Standard, che è lo standard globale dello scambio di informazioni automatiche finanziarie, è evidente che non può essere considerato un paradiso fiscale, altrimenti c'è qualcosa che non va da qualche parte. Evidentemente, se tasso poco ma scambio informazioni, in realtà non dovrei essere considerato un paradiso fiscale. Tra l'altro, se vogliamo paragonare la tassazione italiana a quella di Singapore per quanto riguarda la personal income tax, ci accorgeremo che in realtà le aliquote sono infinitamente inferiori, ma non vanno a zero. Singapore ha un'aliquota marginale superiore che arriva al 22%. Quando passiamo invece alla contribuzione, dobbiamo prendere in considerazione una percentuale grossa di circa del 20%. Quindi sicuramente sono delle aliquote più generose, ma sono ben lontane dal 0%, che era quello che per la nostra testa, per la testa dei giornalisti, è considerato essere un paradiso fiscale. Qual è il contraltare, tra l'altro, di queste aliquote per quanto riguarda la contribuzione, diciamo la loro INPS, è che per esempio non esistono deduzioni o detrazioni, ok? Quindi perdiamo tutte quelle agevolazioni che invece nei paesi europei sono diffusissime. Penso all'Italia, penso alla Spagna, penso al Portogallo, eccetera, eccetera. Il paradosso, allora, qual è? Tutto italiano, è che sotto il profilo italiano Singapore è blacklist. Quindi se un imprenditore si trasferisce dall'Italia a Singapore, ai sensi dell'articolo 2,2 bis del testo unico delle imposte sul reddito, è considerato essere residente in Italia fino a prova contraria. Quindi se mi arriva un accertamento, sono io che devo dimostrare di essermi davvero trasferito a Singapore. Non è, come di solito avviene nei paesi whitelist, l'agenzia a doverlo fare. Quindi sotto il profilo delle persone fisiche Singapore è blacklist, sotto il profilo invece delle persone giuridiche, cioè per quello che riguarda la tassazione delle società, Singapore è white, quindi a maggior ragione non può essere considerato, sotto il mio modestissimo punto di vista, un paradiso fiscale classico. E allora conviene davvero andare a vivere a Singapore o considerare il trasferimento di residenza a Singapore? Beh, chiaramente anche qui la risposta è dipende, ma dipende più che altro da quello che stai cercando piuttosto che dal profilo fiscale. Non è che non voglio rispondere a questa domanda, anzi lo farò, ma devi prendere in considerazione che vai a vivere nel cuore del sud-est asiatico, in una piccola nazione, con tutti i suoi vantaggi economici, le sue differenze culturali, evidentemente. Sotto un profilo personale, per chi vive di rendita può avere senso, perché tendenzialmente i passive income sono esentati da tassazione. Bisogna però fare i conti con una cultura evidentemente molto diversa da quella europea, quindi c'è anche una certa chiusura socioculturale, e bisogna fare i conti anche con il costo della vita. Singapore è tra le 10 città più care al mondo. Consideriamo che un appartamento, uno studio bar appartamento in centro, e il centro è
è comunque relativamente grande, ha un valore che va intorno ai 2.500 euro mensili, quindi come dire, dipende un po' dalle tue tasche evidentemente, ma per studio io intendo 20 metri quadri, quindi insomma capiamoci. Quindi può essere conveniente o meno a secondo dei casi. Per quanto riguarda invece la tassazione delle società, quindi vado lì e incorporo una società in sé Singapore, subirò comunque una tassazione che non è zero, ma che va dal 15 al 17%, e a partire da un determinato threshold molto elevato, che non erro, è quello di 1 milione di Singapore dollar, avrò anche l'applicazione dell'IVA, che attualmente è al 7%, ma che probabilmente nei prossimi anni, già se ne parla nei budget, dovrebbe raggiungere il 9%. Quindi, per concludere, dal mio modestissimo punto di vista, Singapore non è un paradiso fiscale, nonostante abbia delle importantissime agevolazioni fiscali, soprattutto all'interno di schemi di tax planning internazionale. Quindi, sicuramente al di là di un trasferimento personale, lo prenderei in considerazione, soprattutto in alternativa a Hong Kong. Tant'è che tante multinazionali hanno spostato l'headquarters da Hong Kong a Singapore, perché Hong Kong, dal mio modestissimo punto di vista, nuovamente è diventato impraticabile per motivi che non sono tanto fiscali ma geopolitici, quindi di chiusura e controllo da parte delle autorità cinesi, hanno completamente perso il lume della ragione. Può essere conveniente, quindi lo è sicuramente all'interno di schemi di pianificazione fiscale, per un trasferimento di residenza probabilmente io ragionerei tra Singapore e Malesia, che è un po' come un po' come ragionare tra Italia e Svizzera, insomma, ne parleremo però approfonditamente anche in termini di paragoni in un video successivo. Se ti è piaciuto il video, ti invito pertanto a lasciare il like, che mi avrai elargito all'inizio del video, e noi ci rivediamo nella prossima puntata.